Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Audible presenta una produzione storie libere per Audible Original. Questa serie audio è stata realizzata per sensibilizzare ai temi del pregiudizio, che aprono la strada ai crimini dell'odio. Il contenuto della proposta contiene perciò passaggi emotivamente impegnativi, senza alcuna volontà di giustificare il ricorso alla violenza, da cui gli autori e creatori prendono fermamente le distanze. L'ascolto è consigliato a un pubblico adulto. Odio. Sono pieno di odio e questo mi piace. È l'unica cosa che amo davvero. Tempo fa credevo nell'uomo, poi mi sono svegliato. Ora sono arrivato al punto in cui non sento altro che odio per la razza umana. Piuttosto che vivere a lungo e infelice, preferisco morire. Questa è la mia guerra, la guerra di un uomo contro l'umanità. Non ho scelto la mia vita, ma ho scelto come finirla. Questo sta scritto nel diario di Eric Harris, che nella primavera del 1999 varca l'ingresso della Columbine High School insieme al suo amico Dylan Klebold e inizia a sparare. Il giorno della strage non lo hanno scelto a caso, perché il 20 di aprile cade l'anniversario della nascita di Adolf Hitler, un fatto che certo interessa a pochi, ma tra di loro ci sono i membri di una piccola confraternita nata 3 anni prima, un gruppetto di studenti che si è dato il nome di Trench Coat Mafia, la mafia degli impermeabili. Si chiamano così perché amano indossare lunghi trench scuri, cercando di apparire sinistri e minacciosi, perché non sopportano più i compagni dal fisico prestante e i sorrisi smaglianti, i tipici ragazzi americani che conquistano le più carine della scuola. Sono stanchi di essere umiliati e derisi, con gli insegnanti che fanno finta di non vedere. Si riuniscono per parlare delle loro passioni, che poi sono soltanto due, il bullying e le armi da fuoco. Ma neppure nella trench coat mafia Eric e Dylan trovano attenzione, troppo sfigati perfino fra i perdenti. Iniziano perciò a meditare vendetta, per dimostrare a tutti chi sono veramente. Non vittime inermi, ma spietati carnefici. Nessuno immagina che l'odio covato da due ragazzi introversi possa tradursi in un massacro. In auto, sulla strada che li separa dalla morte, si filmano. Klebold, con gli occhi spiritati, guarda dritto in macchina e, simulando il rumore di uno sparo, esclama: «Cucù, sei morto!» Sono Massimo Picozzi, psichiatra e criminologo. Con Odio, il mio nuovo podcast Audible Original, scopriremo insieme delitti orrendi non giustificati dal sesso, dal denaro o dal potere, ma da una spinta ancora più subdola e distruttiva, frutto dell'ignoranza, del pregiudizio e della violenza. Sono le 11:10. Harris e Klebold arrivano a scuola e puntano dritti verso la mensa, che di lì a poco accoglierà decine di studenti in pausa. Senza che nessuno faccia caso a loro, piazzano due bombe al propano da 9 kg, ordigni rudimentali ma drammaticamente efficaci. Li hanno assemblati in casa, collegando un timer, un contenitore di benzina e una bombola di gas. Il loro piano è aspettare l'esplosione e poi sparare agli studenti in fuga. Harris imbraccia una carabina da 9 mm High Point 995, Klebold un Tech-9, sempre da 9 mm. Per sicurezza si sono portati anche un coltello e un machete. Ma il piano non funziona. Qualcosa va storto con gli inneschi e le bombe non scoppiano. Non importa, faranno altrimenti. I primi studenti su cui aprono il fuoco sono Rachel Scott e il suo amico Richard Castaldo. A Richard ferito, Klebold chiede: «Ma tu credi in Dio?» Castaldo gli risponde di no, e allora Dylan gli spara 8 colpi nel petto senza riuscire ad ucciderlo. Eric intanto afferra Rachel per i capelli e anche lui gli domanda se crede in Dio. La ragazza gli risponde di sì, allora Harris le punta l'arma alla tempia e la uccide. Nel frattempo, sulla scalinata ovest, Dan Rohrbach cerca di scappare insieme a 2 amici. I proiettili di Klebold li lasciano tutti a terra feriti. Dan striscia cercando di raggiungere l'ingresso della mensa,
ma viene raggiunto e finito. Scavalcato il suo cadavere, Dylan si imbatte in Lance Kirkland, che gli chiede aiuto con voce flebile. «Certo, ti aiuto io», gli risponde Klebold, puntandogli l'arma in faccia. Incredibilmente Kirkland sopravvive, ma sviene, o comunque si finge morto, convincendo l'assassino a proseguire. Si trova così davanti il corpo di un altro ferito, cui l'istinto chiede scusa mentre lo scavalca. Harris intanto è impegnato a colpire i ragazzi che fuggono dal lato opposto della scalinata. Spara più di 10 volte rispetto a Dylan, forse perché la sua arma è più efficace, forse perché è lui il trascinatore. Comunque sia, gli accomuna un piacere mai provato prima. «È quello che abbiamo sempre sognato di fare», esclamano. «È meraviglioso». Patty Nilsson è un insegnante alla Columbine. Ha visto due ragazzi vestiti di nero sparare all'impazzata e gli altri scappare urlando e cadere a terra, ed è convinta si tratti di una prova del corso di cinema o, nel peggior dei casi, di uno scherzo di cattivo gusto. In ogni caso il troppo è troppo. Così, insieme a uno studente, affronta i due assassini e dice loro di smetterla. Per tutta risposta Harris e Klebold le sparano addosso, costringendola a fuggire verso la biblioteca, dove numerosi ragazzi stanno facendo i compiti. La donna grida a tutti di infilarsi sotto i banchi e di non fare rumore. Poi prende il cellulare e comporre il 911, il numero dell'emergenza. «Pronto, polizia. Ci sono due studenti con le pistole. Credo abbiano sparato attraverso la finestra proprio adesso. Sento qualcosa di conficcato nella spalla. Non so se sia vetro o altro. Sì, ci sono dei feriti. La scuola è nel panico. Io sono in biblioteca. Insieme a me ci sono ragazzi, tutti sotto i banchi. Sono terrorizzati. Gli insegnanti stanno cercando di mantenere il controllo». Sono le 11:23. Dall'inizio della sparatoria sono passati solo 3 minuti. Il primo poliziotto ad arrivare sulla scena si chiama Neil Gardner. Si avvicina alla scuola dall'entrata ovest, ma quando Harris se ne accorge lo costringe a cercare il riparo dai proiettili. «La situazione è gravissima», comunica Gardner alla centrale. «Occorrono subito ambulanze e rinforzi». Alle 11:29 Harris e Klebold entrano in biblioteca, dove si trovano 52 studenti, un altro insegnante oltre a Patty e 2 bibliotecari. Sono sdraiati sotto i banchi e quando Harris grida loro di alzarsi, nessuno obbedisce. Allora i due assassini iniziano a muoversi avanti e indietro, fermandosi di tanto in tanto a sparare sotto i banchi. Colpiscono alla testa e alla schiena Kyle Velasquez, 16 anni, rannicchiato su una sedia nella speranza di non essere visto. Devono adesso ricaricare le armi e poi hanno capito che la polizia ha cominciato a evacuare la scuola. Si sentono braccati e questo, anziché intimorirli, li eccita ancora di più, scatenando la loro insensata crudeltà. Continuano a sparare senza nemmeno prendere la mira, alla cieca. Un proiettile raggiunge Steven, 14 anni, atterrito e immobile accanto al cadavere di Velasquez. Anche Casey viene colpita. E quando grida per la paura e il dolore, Eric le dice di smetterla di fare la stronza. Va peggio a Cassie Bernal, che sta raggomitolata sotto un banco con la sua amica Emily. Harris si accovaccia, le dice «cucù» e le spara in testa. Inspiegabilmente ignora Emily e si avvicina a Bree, seduta lì accanto. Le domanda se voglia morire e quando la ragazza gli risponde citando un passo del Vangelo, Harris le dà le spalle e si allontana. Dylan non capisce e chiede all'amico perché l'abbia risparmiata. «Tanto faremo saltare in aria tutta la scuola». Così muoiono Isaiah, Matthew e Lorraine Townsend. A un'altra ragazzina Klebold domanda se crede in Dio. «Sì, perché?» risponde lei. E il ragazzo ribatte senza alcuna logica. «Dio è omosessuale», citando la canzone dei Nirvana uscita nel 1991, «God is Gay». Kelly Fleming viene ferita a morte. Ed Eric spara anche a Lorraine, anche se è già morta. A questo punto, tra gli studenti, Harris nota un ragazzo che conosce. Si chiama John Savage e gli chiede cosa stiano facendo, se siano impazziti. «Niente», risponde Eric, «stiamo solo uccidendo gente». E poi lo invita a togliersi di lì, ad andarsene subito, prima di girarsi e prendersela con un ragazzino di 15 anni, Daniel Mauser. Daniel cerca di ripararsi come può. E ferito a una mano e a un orecchio, trova il coraggio di lanciare una sedia contro l'assassino, cercando poi di afferrargli una gamba.
è un gesto che gli costa la vita. Adesso le vittime sono diventate 12, che salgono a 13 con Cray DePutter, 17 anni. Sono le 11:35. Harris e Klebold hanno ucciso 13 persone e ferite 24 in soli 16 minuti. Sanno di avere poco tempo a disposizione e si dirigono al laboratorio di scienze, cui cercano di dar fuoco. Ma basta l'intervento di un insegnante nascosto in un ripostiglio per spegnere l'incendio. Alle 11:44 rientrano nella mensa. Le bombole di propano sono ancora lì ed Harris prova a spararci contro nella speranza di farle esplodere, ma non ci riesce. Allora si beve qualcosa dai distributori mentre Klebold trova il modo di incendiarle, ma ancora una volta non succede nulla. La scena dura 2 minuti, dopodiché i due si mettono a setacciare i corridoi. La tensione è irreale. Gli insegnanti e gli studenti che la polizia non è riuscita ad evacuare stanno nascosti nelle aule, al buio e in silenzio, nella speranza di non essere scoperti. Si fa mezzogiorno. Alle 12:02 Harris e Klebold sparano gli ultimi proiettili contro la polizia. Alle 12:08 Patty Nielsen sente i due assassini urlare in coro. 1, 2, 3. Poi due spari simultanei. Harris e Klebold si sono tolti la vita. L'incubo lascia il posto al dolore e a mille domande. Ma chi sono gli autori della strage scolastica che più di tutte ha scosso le coscienze degli americani, obbligando il presidente Clinton a intervenire con un messaggio rivolto alla nazione? Harris è uno psicopatico violento. Il suo obiettivo è sterminare. Klebold è votato all'autodistruzione, un depresso cronico la cui massima aspirazione è morire, e se possibile con i riflettori puntati addosso. Incontrandosi, le loro personalità malate hanno generato un cocktail micidiale. Eric David Harris nasce il 9 aprile 1981 a Wichita, in Kansas. Suo padre è un pilota militare, un lavoro che obbliga lui e la famiglia a continui spostamenti. L'ultimo trasferimento avviene nel 1993, destinazione Littleton, in Colorado, dove Eric inizia a frequentare la high school. Dylan Bennett Klebold è appena più piccolo e non si è mai mosso dal Colorado, dove è nato, nella cittadina di Lakewood, una decina di chilometri di strada inesorabilmente dritta fino al liceo Columbine. Anche Dylan da bambino cresce senza dare problemi, va bene a scuola, è tranquillo e gli piace giocare a baseball come milioni di ragazzi americani. Tutto cambia con l'adolescenza e nella scuola di Littleton Harris e Klebold legano subito. Hanno in comune la passione per l'informatica e gli spara tutto, i videogiochi dove uno sterminatore abbatte chiunque incontri sul suo cammino. Per comunicare senza farsi capire da compagni e genitori studiano il tedesco, di cui apprezzano i toni secchi ed aspri. Se nelle foto degli annuari appaiono mingherlini, biondicci e con la faccia spaesata, quando sono soli si caricano, scambiandosi slogan nazisti come Juden raus, via gli ebrei. È il 1996 quando Harris, 15enne, crea un sito web per gli appassionati di videogame, che presto trasforma in un blog cui affida le proprie frustrazioni e lancia minacce a insegnanti e studenti della Columbine. Odio è la parola chiave. Odio questo fottuto pianeta, scrive. E poi aggiunge: noi, gli dèi, ci divertiremo a uccidere i nemici, a distruggere tutto. Lo sapete cosa odio? Odio la gente. E firma tutto con un nickname di 3 lettere. NBK, Natural Born Killer. Il 30 gennaio 1998 Harris e Klebold vengono arrestati per aver rubato alcuni pezzi in un negozio di elettronica. È uno di quei petty crimes per cui gli adolescenti americani si beccano una ramanzina dal giudice e magari passano qualche giorno nello juvie, il carcere minorile. Ma già allora Harris e Klebold, il magistrato, contesta la totale assenza di giudizio morale e chiede per entrambi un aiuto psichiatrico. È così che Eric inizia a prendere antidepressivi, ma nonostante la cura la sua mente si riempie di pensieri di morte verso se stesso e i genitori. Chiude il sito internet, comincia a tenere un diario dove pianifica il massacro. Il suo obiettivo è fare almeno 500 vittime e Klebold è d'accordo con lui.
Da 2 anni sono membri della Trench Coat Mafia, ma non per questo le cose vanno meglio. Anzi, perfino gli altri membri della confraternita li ritengono dei perdenti. Sono in guerra contro tutti. In guerra contro un mondo che odiano. Procurarsi le armi non è un problema. E nella cantina di casa Harris fabbricano le bombe artigianali da usare nell'attacco. Si sentono potenti e invincibili e approfittano di una cenepresa per riprendersi mentre guardano dritto in camera e annunciano: abbiamo le armi, fottutissimi figli di puttana. E ancora come se avessero di fronte un nemico: non me ne frega un cazzo, io con un colpo di pistola ti stacco la testa. Hai capito, piccolo pezzo di merda? Nell'ottobre del 1998, sulle pagine del suo diario, Harris fa un primo elenco degli obiettivi, di fianco a schizzi di bare accatastate su un carretto. Nella lista ha messo tutti quelli che lo hanno ferito, compagni di scuola che lo hanno bullizzato, ragazze che lo hanno respinto, persone che invidia. In tutto sono 42 nomi, incolonnati uno sotto l'altro. Questi devono morire, scrive. Una volta che si inizia a uccidere, bisogna tenere presente che a scuola c'è almeno un centinaio di persone che non deve assolutamente morire. Ma questi devono morire. Tutte cose di cui la famiglia Harris è forse a conoscenza, senza capirne la gravità. Almeno fino alla mattina del 20 aprile 1999, quando il signor Harris sente la notizia della sparatoria, chiama il 911 e alla polizia dice che tra i responsabili della carneficina ci deve essere anche suo figlio Eric. Ma ovviamente è troppo tardi. Purtroppo quello di Harris e Klebold non è un caso isolato. Certo, si è meritato un posto d'onore nella triste classifica dei crimini più efferati, ma le sparatorie nelle scuole rappresentano una radicata e tristissima tradizione nel mondo americano. Risale al 1927 il massacro della scuola elementare di Bath, nel Michigan, dove Andrew Philip Keough uccide 44 bambini prima di chiudersi nella propria auto e farla esplodere. Un mese dopo il massacro di Littleton, il 20 maggio 1999, a Conyers, in Georgia, il 15enne Thomas Solomon spara i propri compagni di classe ferendone 6. Il 7 marzo del 2000, a Williamsburg, in Pennsylvania, Elizabeth Bush, 14 anni, ferisce una studentessa con un colpo di arma da fuoco. Il 21 marzo 2005, a Red Lake, Minnesota, Jeff Ways, 16 anni, spara uccidendo 9 tra parenti, insegnanti e studenti prima di suicidarsi. Sono solo alcuni esempi, perché le statistiche riportano 80 casi nei 10 anni dopo la strage della Columbine e altri 262 nel decennio successivo. Ma la storia che fa ripiombare gli Stati Uniti nel terrore accade il 16 aprile 2007 in uno dei campus più prestigiosi, quello della Virginia Tech. Il Virginia Polytechnic Institute è un enorme complesso che si estende per oltre 1000 ettari e che ospita più di 25.000 studenti. Fra loro c'è Chou, nasce a Seoul 23 anni prima, città che lascia per trasferirsi negli Stati Uniti con la famiglia quando ne ha solo 8. Mantiene però la cittadinanza coreana e forse anche questo contribuisce al suo senso di straniamento. Chou è preda di un'ansia continua che non di rado lascia spazio a una profonda tristezza. Assume psicofarmaci già da ragazzino e quando a scuola viene sistematicamente bullizzato. Nel campus se ne sta isolato, salvo di tanto in tanto esplodere in momenti di rabbia all'apparenza immotivati. Trascorre gran parte delle giornate davanti al computer, lo sguardo fisso allo schermo e le cuffie alle orecchie. Quello che i suoi compagni di studi e i docenti non sanno è che l'informatica non è l'unico hobby di Chou. Ha anche la passione per le armi. Ne acquista tante, tutte legalmente. E tra queste ci sono una Glock 19 mm e una Walther P122. Alle 7.30 di mattina del 16 ottobre 2007, con addosso le 2 pistole e una giacca senza maniche di quelle da cacciatore, Chou entra nel dormitorio Amber Johnston. Apre la porta della camera in cui dorme Emily Hilshire, 19 anni, e le spara, così come uccide Ryan Clark, accorso al rumore dei colpi. A quel punto torna nella propria stanza e lì si cambia. Risponde alle mail, distrugge l'hard disk del proprio computer prima di uscire e dirigersi all'ufficio postale, dove alle 9.01 spedisce un misterioso pacco.
ora può ricominciare. Stavolta partendo dalla Norris Hall, la sede della facoltà di ingegneria meccanica. Una volta dentro blocca l'ingresso con una catena e inizia a sparare con sistematica freddezza, mentre alcuni ragazzi si gettano dalle finestre e nelle aule e sulle scale iniziano ad ammassarsi feriti e corpi senza vita. Alle 9.50 gli agenti della SWAT fanno irruzione. Joe li sente avvicinarsi, capisce che per lui è finita, apre la porta dell'aula 211 in cui si è rifugiato e osserva il corridoio da uno spiraglio. Poi si piazza esattamente al centro della stanza e lì, tra i cadaveri degli studenti uccisi, si spara alla tempia con la Glock. Alla fine le vittime sono 32, tra cui 5 insegnanti e 23 i feriti, 6 dei quali per il disperato volo dalle finestre, pur di evitare i proiettili. Resta il mistero del pacco, che 2 giorni dopo, il 18 aprile 2007, arriva alla NBC, l'emittente televisiva di New York. Dentro ci sono alcune foto del killer e in una è vestito esattamente come la mattina del massacro. Il giubbotto da cacciatore, il berretto da baseball con la visiera sul retro, una pistola per mano mentre tiene le braccia allargate a tenere tutti sotto tiro. Ci sono anche 28 videoclip e un lungo scritto, il testamento mediatico di Cho. Come Harris e Klebold, anche lui odiava il mondo, la scuola e tutti i suoi studenti e professori. Per anni ha covato un astio che trabocca in parole agghiaccianti. Come avrei potuto essere felice tra voi edonisti? Se solo non mi aveste fottuto la vita. Ci siamo, questa è la fine. Avete avuto 100 miliardi di possibilità per evitare ciò che accade oggi, ma avete deciso di versare il mio sangue. Mi avete messo all'angolo lasciandomi un'unica opzione. E ancora? Mi avete costretto a farlo. La decisione è stata vostra. Adesso avete sulle mani del sangue che non potrà mai venir lavato. A tratti il delirante lascito assume toni vittimistici o addirittura messianici, come nel passaggio in cui Cho dice: grazie a voi io muoio come Gesù Cristo per ispirare generazioni di deboli e di indifesi. Come a Harris e Klebold, anche a Cho i medici hanno prescritto psicofarmaci sin da quando era ragazzo, ma è impossibile dire se al momento di uccidere fosse pienamente capace. Certo, nel modo in cui ha pianificato e realizzato il suo progetto criminale si è mostrato lucido e coerente. Più probabile allora che abbia interrotto all'improvviso le terapie, come ogni medico sconsiglierebbe di fare. 8 anni dopo la strage della Columbine High School, anche George Bush Jr. è costretto a tenere un discorso alla nazione, chiedendo di tenere a mezz'asta tutte le bandiere a stelle e strisce. L'opinione pubblica è frastornata. La National Rifle Association, che si batte per il possesso delle armi da fuoco, organizza pochi giorni dopo una convention non lontana dal luogo del massacro. L'associazione sostiene che non sono le armi a uccidere, ma il loro utilizzo sbagliato e richiama il diritto sancito sin dal 1791 dal secondo emendamento della Costituzione, il diritto a custodire e a portare armi. Per questo annuncia il finanziamento di una scuola di tiro, lo Shooting Education Camp, a 2 ore di macchina dal Virginia Tech. Ma c'è un particolare che a molti sembra una provocazione. Ai corsi potranno iscriversi ragazzi e ragazze tra i 12 e i 14 anni di età. Del resto, in Virginia almeno una famiglia su 3 ha in casa una pistola e per tenerla basta essere incensurati. Non succede solo negli Stati Uniti. Nel nuovo millennio anche le scuole d'Europa sono teatro di drammatiche sparatorie. È il caso di Erfurt, in Turingia, Germania. Robert Steinhauser ha 19 anni e la mattina del 26 aprile 2002 sembra un po' teso. Non è niente, tranquillizza i genitori. È solo preoccupato per la verifica di matematica. Peccato che la scuola non la frequenti più da mesi, perché l'hanno espulso dal liceo Gutenberg per avere falsificato una firma. I professori l'hanno umiliato e punito e per questo ha iniziato a detestarli. Anzi, di più, a odiarli con tanta violenza che solo il sangue può dargli soddisfazione. Si avvia verso la scuola. Nello zaino ha un fucile a pompa e una 9 mm. È un ottimo tiratore. Ha partecipato a corsi di tiro e una volta entrato nel liceo si dirige verso i bagni, dove si cambia indossando vestiti neri, una maschera e un passamontagna. Percorre i corridoi,
spalanca le porte delle aule e spara agli insegnanti. Smette solo quando si imbatte in Rainer Heise, il professore di arte. Robert ha già ucciso 16 persone, centrandole alla testa con precisione chirurgica. Il professor Heise ha un gran coraggio. Lo affronta senza mostrare paura e alla fine lo convince a smettere quella folle carneficina. Il ragazzo abbassa lo sguardo e lascia cadere le braccia lungo il corpo, come svuotato. Ha ragione, prof. Per oggi è abbastanza. In attesa dell'arrivo della polizia, Heise chiude Robert in un'ala vuota, ma non riesce a disarmarlo. Non percorre che pochi metri prima di sentire il rumore secco di uno sparo. 5 anni dopo, a Tuusula, non lontano da Helsinki, è la volta di Pekka Erin Auvinen. Pekka nasce e cresce in una buona famiglia, va bene a scuola, legge molto e gli piacciono i grandi utopisti, i rivoluzionari. Non solo Platone e Nietzsche, ma anche Hitler e Stalin. Chi non gli piace invece sono i suoi compagni di scuola, che reputa mediocre. Si definisce un esistenzialista cinico e tiene un blog con lo pseudonimo Sturmgeist 89, spirito di tempesta. Ci scrive messaggi inquietanti, cose come: quando verrà del tutto annientata la razza umana, sarà meglio. Nessuno dovrà rimanere vivo. Non deve esserci scampo per la feccia dell'umanità. Sono in missione per eliminare gli inadatti, sciagure per la razza umana. Ci vuole la selezione naturale affinché le persone superiori siano libere e comandino nella società. Anche lui è bravo a sparare. Si esercita nei boschi innevati, dove registra un video in cui colpisce una mela, alla maniera di Guglielmo Tell. Alle 11.40 del 7 novembre 2007 entra a scuola in ritardo. Indossa una maglietta con la scritta «Humanity is overrated», l'umanità è sopravvalutata. Incrocia uno studente nei corridoi del bagno e fa fuoco con una calibro 22. Poi, come un automa, spara altre 69 volte, uccidendo 8 persone. La preside, un'infermiera, una studentessa e 5 ragazzi. 22 minuti più tardi, alle ore 12.04, si ripete il solito copione, con il killer che tiene per sé l'ultimo colpo di pistola. Passa meno di un anno e sempre in Finlandia, ma più a nord, il 22enne Matti Saari, armato di una Walther P22, irrompe nell'istituto alberghiere e uccide 9 studenti e un insegnante. Anche Matti registra un video in cui simula l'attacco. Grida alla telecamera: sarai il prossimo a morire? E poi spara 3 volte verso l'obiettivo. Il fatto arriva alla polizia, che lo interroga, ma non va oltre, perché il ragazzo ha un regolare porto d'armi. Online si descrive come un ragazzo interessato ad armi, computer, sesso e birra, ma anche questo non è un reato. Più allarmante è la sua ammirazione per i ragazzi della Columbine, per Cho, che ritiene un maestro, ma soprattutto il fatto di essere stato a lungo in contatto via internet con Pekka Erik Auvin. Il 23 settembre 2008 Matti arriva a scuola con addosso un lungo impermeabile nero e un borsone pieno di munizioni. Apre la porta di un'aula dove una ventina di compagni sono impegnati in una verifica. Lancia una bottiglia incendiaria, una Molotov che ha fabbricato in casa, e poi apre il fuoco prima di spararsi in testa davanti al terrore dei sopravvissuti. L'elenco sembra infinito. E lo stesso copione va in scena il 12 marzo 2009 nella scuola Albertville di Winnenden, sempre in Germania. Tim Kretschmer, un ex alunno del liceo, passa gran parte della notte in chat con un amico, cui scrive: merda, non ne posso più di questa vita schifa. Tutti mi sfottono, ma adesso ho le armi e domani vi farò tutti arrosto. Tim ha 17 anni, è clinicamente depresso e va male negli studi. Suo padre frequenta abitualmente il poligono e lo porta con sé anche per distrarlo. In casa il signor Kretschmer tiene un vero e proprio arsenale, regolarmente detenuto e custodito in un armadio blindato. È tutto chiuso a chiave, tranne una beretta calibro 9 con tante munizioni. Ed è con questa e una mimetica che Tim si presenta all'istituto Albertville. In 10 minuti uccide 3 insegnanti e 9 studenti, prima di fuggire prendendo in ostaggio un automobilista. Gli ordina di imboccare l'autostrada verso Stoccarda
e poi di fermarsi in una concessionaria, dove uccide due impiegati. La sua fuga finisce nello spiazzo di un centro commerciale. Non smette di sparare fino a quando gli agenti lo colpiscono alle gambe e allora decide di farla finita. Nelle tasche gli trovano ancora un centinaio di proiettili. Sono le 12:15. La caccia è durata quasi 3 ore. Si chiamano school shooter. Hanno tutti tra gli 11 e i 26 anni. Quasi sempre sono maschi, che vivono ai margini della società. Spesso hanno un rapporto morboso con la morte e affidano i loro messaggi alla rete, annunciando stragi e omicidi. La loro vita sociale è pressoché assente e non è facile cogliere l'odio che si portano dentro prima che esploda nel luogo in cui ogni giorno si sono sentiti rifiutati, esclusi e derisi. L'azione degli school shooter si conclude immancabilmente con il suicidio. Il killer uccide solo per placare il proprio odio, senza rivolgere il minimo pensiero al futuro. «Odio questo mondo fottuto, che non è più un mondo ma un inferno in terra», scrive nel suo diario Eric Harris, l'assassino della Columbine High School. Molti di loro, quasi tutti, assumono psicofarmaci, spesso prescritti senza le debite cautele, perché nei bambini e negli adolescenti gli antidepressivi possono aumentare il rischio di comportamenti suicidari, di manifestazioni aggressive, espressioni di rabbia intensa e di odio. In sostanza, lo stesso farmaco che può far bene a un adulto, in un bambino o in un ragazzo causa più danni che vantaggi. Se essere stati sottoposti a cure antidepressive è il comun denominatore tra gli school shooter, è pure innegabile e li accomuni l'incapacità di stabilire rapporti adeguati con il mondo che li circonda. Per questo gli school shooter sentono di recuperare una propria dimensione e di affermare il proprio valore soltanto online, nella cornice distruttiva dell'hate speech, le parole d'odio in rete. La strage, tuttavia, non colma il vuoto. Quando attorno a sé non vede che cadaveri e sangue, il killer sente che l'unica soluzione rimane il suicidio. L'azione che nelle sue fantasie malate doveva renderlo glorioso ha generato soltanto orrore e disprezzo. Allora l'odio verso la scuola, l'odio verso il mondo, muta in odio verso se stessi. E per metterlo a tacere, c'è solo una cosa da fare. Pregiudizi, ostilità e disprezzo. Avete ascoltato Odio, storie di crimini efferati in un podcast Audible Original scritto da Massimo Picozzi. Nella prossima puntata vi parlerò di Adam Cabobo, che nel 2013 con una spranga e un piccone ferisce e uccide alla periferia di Milano. Una produzione Storie Libere per Audible Original di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.